E benvenuti alla quinta puntata di Extra TV, un programma di rinascita nazionale, tutti i giorni in onda su Antenna Sud. Vi ricordo inoltre che il mio fidanzato è sempre fuori, ma soprattutto è un gozzalo. Bellissima la presentazione, vero? Qua ci stiamo allargando troppo, va bene? Ragazzi, ve lo chiedo per cortesia, uscito fuori, dai. Dai ragazzi, per cortesia ve lo sto chiedendo, uscito fuori immediatamente. Ma cosa le è successo? Niente, niente, per piacere, uscito fuori. Oggi uscito fuori. Ma lei è una band, ma che è successo? Niente. Ho appuntato, ma lei non sta bene. Un attimo che le do una sedia, si segga. Ho appuntato. Che comunque queste sedie sono le mie. Lo so, ma non si preoccupi. Ma che è successo? Un calo di pressione, che c'è? Una tragedia familiare. Sua madre, è morta sua madre. No, signore. Porzia, è successo qualcosa a sua moglie? Fedora, la sorella di sua moglie. Mia figlia Greta. Una malattia incurabile. Uscito fuori, per piacere, uscito fuori. Stamattina sono uscito fuori prima dal comando. Allora mi sono detto, mo vado a prendere mia figlia Greta da scuola. E che è successo? Non l'avessi mai fatto. Sua figlia Greta stava facendo uso di droghe. Guardavo la gioventù fuori dall'uscita della scuola. A un certo punto vedo un Vespino e sopra Vespino un ragazzo. E tra le braccia di questo ragazzo, Greta. Uscito fuori per cortesia. Scusa, appuntato, ma quanti anni ha Greta? 28. 28? E che classe fa? Terza liceo. Ripetente, ha preso dalla madre, cosa vuole? E lei a 28 anni si preoccupa ancora per queste cose? Madonna, lei pensi che addirittura noi l'anno prossimo ci volevamo dare le chiavi di casa? Certo, a 29 anni mi sembra l'età giusta. È stato come quando uno ti lancia la sciarpa della sfida. Il guanto. Ma dico io, Greta, mi ricordo addirittura quando seguivamo i passi della sua crescita. Mi ricordo come se fosse ieri quando la concepimmo in quell'isola. Quale isola? L'isola di Greta, che poi le abbiamo lasciato pure il nome. E tu, dico io, Greta, ti metti a pomiciare. Appuntate, per piacere. Per piacere, ragazzi, uscito fuori. Noi qui dobbiamo fare un programma, la prego. Ve lo chiedo per cortesia, uscito fuori. Questo non è un dramma. Lasciatemi vivere in solitudine questi momenti. Ecco, bravo, vada a vivere la sua solitudine. Devo andare fuori. Vada fuori, appuntate, che è meglio. Vabbè, ragazzi, dai, uscito fuori, non ve lo sto chiedendo. Ci faccia fare il programma, appuntate. Scusi, Si saluti tanto Greta. Ci saluti Greta. 28 anni col fidanzato sul Vespino, ripeto. Ma loro rimangono tutte le puntate? Non lo so. Comunque, cari amici, adesso finalmente siamo arrivati al tema politico del giorno. Speriamo di non avere problemi oggi. Speriamo, speriamo. Tu hai sigillato la saracinesca? Mi sono dimenticato. Ho visto. Vabbè, comunque può darsi che oggi ci vada meglio, dai. Vediamo un poco chi è. Mamma, non mamma, per questo il cuore trema. Da qui la mia canzone si trasforma in un poema. Le linee telefoniche sembra giochino con noi. L'occupata è un segnale, batte proprio come il cuore, che va tanto veloce. Sarà l'amore o l'influsso per magia che mi libera la via. Al telefono risponde la voce che mi piace. Pronto? Quanto mi piace? No, non posso far finta di niente. Ma l'amore si è scoperto, è controproducente. Continuo a parlare ombreggiando le parole, risate, doppi sensi, i segni del demore. E la cosa più strana è che sembra una canzone questa mia telefonata nata e fatta del cuore. Mamma, no mamma, boh, mamma, no mamma, mamma, no mamma, boh, mamma, no mamma, mamma, no mamma, boh, mamma, no mamma, mamma, no mamma. Dunque, innanzitutto volevo dire complimenti perché la canzone era molto bella. Bravo. Ecco, ma dopo aver fatto questa bella dimostrazione musicale, se non ti dispiace, ti vuoi accomodare fuori? La canzone parla di un mio problema. Ah, di un tuo problema? Sì. E senti, tu sei certo di avere soltanto quel problema? Sì, il problema è che l'amore io non lo conosco. Ah, e lo vuoi conoscere con noi, scommetto, no? Magari.
Beh, dai, l'amore è un bel tema per una puntata, scusa. Il tema dell'amore? Ma dove siamo arrivati? Ma stiamo scherzando? E i temi politici che fine hanno fatto? Beh, perché non riguarda la Seconda Repubblica... Vogliamo parlare del tema dell'amore? Mi piace, veramente. Magari. Va bene, allora parliamo dell'amore, d'accordo. Parliamo dell'amore e cominciamo dal dibattito con la signora Maria ed il signor Romano. E allora, signora Maria, sentito? Oggi parliamo d'amore. Sì, signor Tato, parliamo d'amore. Sì, parliamo. Però... Per favore, signor Tato, mi fa fare una pela date al mio canarino? Il suo canarino? Ma certo, scusate cari amici, c'è prima una piccola comunicazione di servizio ad Attila. Prego, signore. Attila, ascoltami, ti stai cambiando il foglio della Gazzetta sotto alla gabbia tutti i giorni? Però stai attenta, non mettere quello dove c'è l'oroscopo. Ma perché? Le serve quella pagina, signor? Certo che mi serve, signor Tata, perché è l'unico foglio della Gazzetta che io leggo. Certo. Vabbè, veniamo al tema di oggi. Cara signora Maria, secondo lei si può amare sin da giovani? Ma certo che si può amare. Più si è giovane, più si può amare. Belle parole queste. Pensa, signor Tata, io, quando andavo all'asilo, con il mio amichetto, già trafficavo. Cosa faceva lei? Trafficavo con il mio amichetto. Il suo amichetto? Sì. Ma forse ero lì in innamoramento. No, pensa, signor Tata, io con il mio amichetto... Prendevamo, andavamo nel bagno, per 2 ore stavamo lì. A fare cosa? E diciamo a fare i compiti. Sfrontata. Signora Mano, veniamo a lei. Le è mai capitato di leggere L'arte di amare? Sì, l'ho sfogliato. Come l'ha trovato? Malissimo. Non c'erano nemmeno posizioni disegnate. E che l'ha preso per un giornalino pornografico? Romano, piuttosto mi dica, cosa ha provato la prima volta che si è innamorato? Ho incominciato a tremare, sentivo salire la febbre. Sulla pelle, era tutto un fuoco. Era il primo amore? No, era la vericella. Si stende, Romano. Stia steso, fermo, dove sta? Va bene, allora, cari amici, a questo punto, come al solito, linea ad Emilia e Paolo per i sondaggi. Cucini, lei cucini e lei stia steso. Uguale a 648, hai capito? Bene, te ne faccio un altro. Bene, lui non aveva nome, lei ne aveva 7. Si conoscevano da 3 minuti e già rimpiangevano un po' quelle forti emozioni dei primi 30 secondi della loro storia. Lui amava lei più di lui, lei amava lui più di lei. Lui gli dava del lei gli dava del lui. Lui gli dava dei baci, lei gli dava del lei e dei baci. Erano felici. Ed ora il tutto o il niente, il mondo o il vuoto, le certezze o il perché in questa incredibile storia. Di minuti, 3. Cosa hai fatto che hai i capelli? Sono venuto in macchina col finestrino aperto. Mi vuoi seguire? E veniamo quindi ai sondaggi. Purtroppo il computer ci è rotto ed eccoci qui con questo cartoons. Eccoci. La domanda sondaggio è questa. Si può giocare con i sentimenti? Se sì, chi prenota il campo? Vado. Pronto? Sì. Casa del formaggio? Sì, non sono uno stracchino. Sì, qui è extra P2. Paolo Migone con i sondaggi continua a parlare con gli italiani. Noi invece, cari amici, ci colleghiamo in esterna con Federico, colui che diffonde il comunismo nella società civile. Ecco, il collegamento sta per essere... Federico? Federico? Federico, riesci a sentirmi? Federico? Mi senti? Federico? Sì, Tata, ti sento chiaro come un volo di bolscevica alla sgroscia. Ma che c'entra, Federico? Puoi dirci dove ti trovi? Passiamo alla domanda numero 3. Vabbè, quanto calzava Togliatti? Dunque, Togliatti calzava 43 barrato. Esatto, Federico, e dici, in quale giorno, mese d'anno fu fondato il PSIUP? Rispondo alla prossima domanda. Vabbè, Federico, quanti proseliti hai accorpato oggi? Che la doxa dice 2, la Pausini 3. Cosa ci fai sentire, Federico? Perfetto, vi canterò una mia canzone agnostica, Balla Bambolina. E balla, Federico, balla. Passi per le strade della città,
sai che fare male, male. Yeah, 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 oh. 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 Te gusta la muchacha, te gusta la muchacha. Balla, balla, bambolina, balla, balla, bambolina, balla, balla, bambolina, balla, balla, bambolina, balla, balla, come balli bene, balla, 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 bambolina, balla, balla, grazie, sei veramente eccezionale. Grazie, ciao Federico, ciao, come al solito fantastico. Annalisa, che fai, chiudi tu? Sì. E chiudi, chiudi. Allora, siccome sono la più buona del circondario, faccio l'abuso e decido di concludere io la prima parte di Extra TV. A dopo, Toppetti. Toppetti? Toppetti. Toppetti? Topolini. Topolini? Topi. Sei pazza? Topini. Ma sei impazzita?